Gianni Colacione per Libri TV, oggi 7 maggio 2016. Siamo nello studio, siamo tornati dopo essere mancati per un po' di tempo, nello studio di Mauro Mellini, che voi conoscete benissimo, i nostri ascoltatori conoscono ormai da tempo, e commentiamo con lui alcune tematiche che ha preso in esame in alcuni suoi articoli recenti, che ricordiamo sono pubblicati sul blog, sito a questo punto, perché c'è stato tutto un restyling Giustizia Giusta, in cui peraltro trovate anche i video che abbiamo registrato con Libri TV, e parlando ovviamente di giustizia non perché in qualche modo siamo fissati, ma perché c'è diciamo parecchia carne a fuoco. C'è stata una, in qualche modo, io mi sento di dire quasi una sorta di innalzamento dell'attività dei magistrati in questi ultimi tempi. Ritengo, appunto, poi sentiremo che cosa ne pensa Mauro, che un po' continua la decadenza dell'ambiente dell'antimafia, decadenza anche qualitativa. E ci sono stati alcuni casi, per esempio quello del sindaco di Lodi. Insomma, qui siamo in casa garantista e cercheremo di commentare questo, passando anche per qualche commento sul prossimo referendum costituzionale, su cui Renzi punta molto anche per la prosecuzione della sua leadership. Ecco, tutto questo grazie a Mauro Mellini, ricordiamo, avvocato, ex parlamentare radicale e anche ex membro del CSM. Anche per il governo Renzi vengono a pettine i nodi del rapporto con il Partito dei Magistrati. Renzi ha ritenuto che, essendo il Partito dei Magistrati rimasto vincitore dello scontro contro Berlusconi ed essendo lui il Partito Democratico e forse il Partito della Nazione, come aspira ad essere e a divenire, il suo governo, frutto di sostanzialmente di quella operazione, sarebbe stata cosa naturale che il Partito dei Magistrati si allineasse con il Partito della Nazione, con il renzismo, di non avere da temere troppo da quella parte. Ne è segno anche il fatto di aver messo alla giustizia un personaggio, direi, sempre spiacevole dover dare giudizi personali. Io lo chiamo l'Orlando Penoso invece dell'Orlando Furioso, cioè una sorta di nullità politica tra le tante nullità del governo Renzi, e ad un certo punto il nervosismo che invece andava manifestandosi e che era rimasto non placato nell'interno del Partito dei Magistrati è venuto crescendo mano a mano che il governo Renzi ha cominciato a doversi confrontare con alcune questioni, e sono cominciate le persecuzioni e i problemi dei rapporti fra magistratura divenuta partito e rimasta partito dopo la caduta di Berlusconi e il Partito Democratico. La magistratura oggi non è più compatta come ai tempi della battaglia contro Berlusconi, perché c'è una parte più moderata, una parte che chiaramente vorrebbe trovare un modus vivendi con il governo e con Renzi, e c'è la scheggia impazzita, è diventata sempre più pazza, sempre più scheggia, quella dell'antimafia palermitana. E che però non è solo palermitana, perché qua e là
per l'Italia ci sono sicuramente degli esponenti di un oltranzismo del Partito dei Magistrati, ogni tanto si fa vivo. Abbiamo avuto episodi, quello del sindaco di Lodi, che è veramente una gravità estrema, insomma, è come se avessero arrestato un tizio per una essersi aver parcheggiato la macchina fuori dalle strisce. Dalle strisce, insomma, non c'è da dire altro, da dire molto. E ho inteso una dichiarazione fatta da questa Jeep, da rimanere allibiti. Ma dico, il problema non è un problema personale. Il fatto che questo è il cominciare, ma l'incrinamento si incrina, quello che Renzi si era illuso a dover essere andato in compattezza con il Partito dei Magistrati. Si considerava forte anche per essere sicuro da quella parte. Non è affatto sicuro, anche perché non è che il Partito dei Magistrati si è manifestato, ha operato, ha vinto le sue battaglie demolendo Berlusconi, mettendo in galera quelli del governo di Berlusconi e compagnia bella. Ha approfittato di quella situazione e del consenso che aveva a sinistra, in tutta la sinistra, e della incapacità di Berlusconi di denunciare al paese la realtà del pericolo del Partito dei Magistrati, per acquisire posizioni, adesso è troppo lungo, non possiamo entrare nel merito, ma ci sono una serie di apparentemente piccole modifiche che sono state fatte, tutte nel senso di attribuire alla magistratura maggiore potere. Tutta la legislazione antimafia è una legislazione che si è sviluppata nel senso di dare poteri discrezionali incredibili in qualunque paese democratico. E tu citi il concorso esterno, l'abuso ufficio? Il concorso esterno, giusto, le misure di protezione, eccetera. E poi naturalmente tutto finisce, tutti i santi, i salmi finiscono in gloria, le misure di protezione, guarda caso, vengono fuori quello che abbiamo denunciato, io ho denunciato da anni e anni, viene fuori la storia del mercanteggiamento, degli affari e della oppressione economica della Sicilia, del disastro economico arrecato alla Sicilia da queste operazioni antimafia, che sono semplicemente operazioni con le quali si è tolta ogni certezza ai rapporti economici. Basta che, insomma, lo Stato liberale ottocentesco, dopo il periodo, dopo il Settecento, dopo, è stato quello di creare, tra l'altro, l'intangibilità della proprietà, nel senso di poter sviluppare un'economia all'insegna della certezza per l'imprenditore e soprattutto per i suoi creditori. Quindi in un sviluppo di un'economia fondata sul credito, oggi quale fondamento sul credito può avere un'economia in Sicilia quando un patrimonio enorme e che dovrebbe garantire i miei debiti è esposto a un provvedimento che dice ma c'è un certo concorso esterno, poi è cugino di un mafioso, fa capo alla cosca tal e tal, confiscati i beni, non confiscati, anche sequestrati, per poco tempo, poi non li confiscano, però tre mesi, che non sono tre mesi, un anno, due anni di sequestro, alla fine della quale dice non ci siamo sbagliati, non sei tanto mafioso, puoi andare, è finita, è distrutta
e ci sono stati settori interi dell'economia siciliana che sono andati in rovina, lo sviluppo bloccato, mentre si è sviluppata l'industria dell'antimafia. Personaggi dotati di un carisma antimafioso, perché non mancano a nessuna manifestazione, eccetera, eccetera, i quali sono concessionari delle discariche dell'immondizia, dell'acqua, dei servizi pubblici e compagnia bella, che hanno costruito Sicindustria. Guarda caso, chi è Sicindustria? Si ritrovi nella storia di Potenza, e che poi tutti, anche lì, con anche si esporta, no? Ora, questo è un tema che non è fatto per conversazioni, seppure condotte con tutta la volontà di approfondimento, ma che meriterebbero studi, che non sono stati fatti abbastanza, perché studi sulla incidenza sull'economia di queste disposizioni abnormi non ce ne sono a sufficienza. Questa è la situazione. Oggi la posizione del Partito Democratico scricchiola e c'è l'impressione che ci sia una caccia all'uomo. Perché? Perché i magistrati di destra, no, non sono magistrati di destra, ma è il partito dei magistrati. Come quelli che, se c'era una cosa che mi dava i nervi, è quando sentivo Berlusconi tirar fuori alcuni PM comunisti. Non erano alcuni PM comunisti, era il partito dei magistrati, certo, Magistratura Democratica, certo, alcuni PM comunisti avevano avuto un effetto trainante, ma all'inizio, ma poi per una questione di solidarietà, la magistratura si era allineata. L'aspetto corporativistico si è perfezionato. La corporazione che da corporazione è diventato partito. Non ho altro da dire. E in questo come si inserisce la scalata alla NM di Davigo? Ma Davigo, nel clan di Mani Pulite, passava per l'uomo dottor Sottile, e certo quando c'era il dottor Grossolano, che era il povero Di Pietro, che parlava con un troglodita, eccetera, si fa presto a diventare il dottor Sottile. Ma è chiaro che la sottigliezza di Davigo è una sottigliezza contro tutti quegli aspetti dei problemi istituzionali e costituzionali dello Stato, e per i quali, insomma, questa cosiddetta indipendenza della magistratura, che poi diventa separatezza e contrapposizione istituzionale e di parte e di partito contro il resto dello Stato e contro gli altri partiti, diventa un fatto estremamente pericoloso, e con i quali ormai ci si rende conto che tutti, a cominciare dal Partito Democratico, che oggi esiste perché è stato creato dal Partito dei Magistrati, perché il Partito dei Magistrati ha distrutto la destra italiana, perché la destra italiana si è fatta anche distruggere, e perché in mezzo alla destra italiana c'è della gente da pigliarsi con la molla, c'è una destra italiana di Alfano, eccetera. Quelli più seri l'hanno messo in galera, diciamo chiaramente. Quindi questa è la situazione, che poi oggi anche questa è una situazione che andrà a confluire e a rivelarsi con la questione del referendum costituzionale. Io dico subito
che il referendum costituzionale non avrebbe dovuto sfociare in una battaglia a favore o contro un partito del Consiglio, un regime addirittura, un regime un po' meno, perché se c'è un regime la Costituzione deve proporsi di impedire che si consolidi e invece dovrebbe garantire i cittadini contro la creazione del regime. Ma insomma, oggi abbiamo personaggi che stanno diventando un po' comici. Cerasa, mi dispiace, che è il direttore del Foglio, è recitato da Giuliano Ferrara. Cerasa, c'è un articolo accorato. Corriere, come stai con quelli? Ti fai vedere con quelli di Magistratura Democratica? E dice, ma cosa? Io volevo votare per la sinistra votando per te. E mi sono accorto che per votare la sinistra devo votare la sinistra. Guarda che hai fatto. Ti sei messo contro Renzi. Cosa che ci hanno del paranoico. Ci hanno del paranoico e dico subito che io non sono di quelli che dice facciamo vincere il no così mandiamo a casa Renzi, anche se mandare a casa Renzi è un obiettivo politico che ho sempre considerato molto difficile, ma assolutamente utile e doveroso, perché la Costituzione è la Costituzione. E però non è che oggi è Berlusconi che inventa la battaglia contro Renzi attraverso il no alla Costituzione. È stato Renzi che a un certo punto, mentre gli italiani ancora non avevano capito bene il referendum, le trivelle, la Costituzione, una certa confusione di idee, poi ci sono messi quelli che rendono ancora più complicate e cretine le questioni. E in quella situazione nessuno andava ancora, aveva messo in correlazione. Viene fuori Renzi, sapete che vi dico? Prendetevi questa Costituzione, se no io me ne vado, rimanete senza di me. E allora gli ha detto, oh guarda, è l'occasione buona, l'hanno preso sul serio. È stato lui che ha posto il sì e il no al referendum con il sì e il no al governo Renzi. Gli è sembrato di fare una grande trovata, credo che oggi a distanza di pochi giorni è successo qualche cosa nel complesso della relazione, in particolare l'emergere di questi rapporti difficili col partito dei magistrati, la questione morale all'interno del Partito Democratico, le difficoltà per le elezioni amministrative. E a un certo punto i suoi, se non personalmente Renzi, i suoi gridano contro i sostenitori del no, che dicono vogliono rinunciare a questa cosa così bella, nuovo, perché questo è nuovo, gli danno una Costituzione nuova e questi non la vogliono perché vogliono far cadere Renzi. E qui entriamo in una delle storie, insomma, nuovo e bello, che è una solenne cretinata, il nuovo e bello. C'è la Costituzione americana che è vecchia, di 250 anni, di più ancora, e è bella, funziona, e è bella perché funziona, è bella perché è vecchia, è bella perché ha una tradizione. E dico di più, io non sono mai stato un sostenitore
della Costituzione, di quelli con i magistrati con la Costituzione che andavano in toga con il libretto da messa in mano là, no? Pagliacciate tipiche dei magistrati italiani. Quindi questo culto mistico della Costituzione. Non sono stato mai nemmeno un sostenitore di tutta una serie di caratteristiche di questa Costituzione. Ero studente universitario quando la Costituente la stava mettendo in atto. Avevo come professore di diritto costituzionale Ambrosini, che era deputato costituente e che ricordo che ci fece una bellissima lezione sul Senato, perché fu discusso se fare sistema unicamerale, bicamerale, eccetera. La realtà era che allora fu perseguito più l'equilibrio del potere che l'equilibrio tra i poteri. Ci si è preoccupò di fare una Costituzione in cui fosse difficile e non ci si riuscì. Fosse difficile che una parte politica afferrasse tutto il potere. In realtà una parte politica afferrò tutto il potere, durò poco, perché poi venne subito, perché cosa? Perché c'era la Costituzione, no? Perché eravamo in Italia e c'era questo gusto dell'equivoco, eravamo il paese più atlantico di quelli del Patto Atlantico, però eravamo anche quello più vicino all'Unione Sovietica. E c'era la Chiesa Cattolica. Il Partito Comunista più grande, più forte. Il Partito Comunista più grande, la Chiesa Cattolica che dava, scomunicava i comunisti, però poi sotto banco ci faceva l'affari e abbiamo avuto tutto quel periodo che io ho vissuto anche con una certa angoscia, dico francamente, ma però che dobbiamo dire che in Italia la politica andava male perché la Costituzione non consentiva di governare bene. Questa è una solenne bugia e una solenne stronzata. Scusate, perché ogni tanto mi piace di essere puntuale con le espressioni. Non è mai successo. A un certo punto, cioè, fu Berlusconi in realtà, diceva, ma qui non ce l'aveva col fatto che il Presidente del Consiglio, in realtà poi ci ha visto il disgregarsi del suo partito al fatto che Costituzione o non Costituzione i suoi governi erano destinati, e non ha mai voluto affrontare il problema dell'abuso della giustizia, non ha mai accettato e fatto presentare al paese il problema del partito dei magistrati, non è stato il solo. E è stato sopraffatto da questo. Questo che significa? Questa storia che bisogna fare qualche cosa di nuovo. Ma la Costituzione deve essere nuova. Se io prendo una bellissima Ferrari fiammante, poi do alcune mazzate sul motore, un coglio coglio, come si dice a Roma, poi la metto in moto, non cammina. Ma ci sono dei pezzi d'avanguardia che, guarda, non è mica tutto rotto questo qui. Ecco, certi nostri amici, quella follia, in aggiunta alle tante follie, del spacchettamento. I nostri amici sarebbero i radicali. Sostenuti da Fulco Lanchester. Da? Fulco Lanchester, che è con Costituzione. Vabbè, non ci sono limiti professionali. Non posso dire che cosa, che è una cavolata inutile, non ne voglio parlare. La Costituzione dice che la legge, una legge, un referendum, no, che il referendum lo spacchettiamo, poi il corpo elettorale si diverte a fare una legge che, con risultati che sarebbero spaventosi. Se qualcuno passasse e un altro no, magari, di questi. Sì, ma potrebbe venire fuori una Costituzione mostruosa a cui nessuno ha pensato.
anche perché ci sono delle disposizioni che possono essere considerate autonomamente. Non solo, ma ci sono delle posizioni che possono essere state approvate all'unanimità. E che facciamo? Quindi non si fa il referendum. Lo spaccatamento, logicamente, dovrebbe essere qui. Il CLEL, non ho trovato mai qualcuno che fosse favorevole. Io ho fatto la legge, la proposta di legge costituzionale che nessuno volle pigliare in considerazione. Una delle prime che presentai quando fui eletto deputato. E la soppressione. L'articolo è soppresso. Tanto semplice, senza referendum, senza storia. E c'è invece, quindi io sono assolutamente, tornando un po' all'origine del discorso, assolutamente contrario all'idea di fare una battaglia su Renzi scegliendo il campo della riforma costituzionale. Certo, Renzi, il Partito Democratico, così come è venuto fuori, il Partito della Nazione, no? Il Partito Monografico, che di fatto si è venuto a creare, l'unico partito organizzato è il Partito Democratico. E sono fatti che preludono o addirittura sono le manifestazioni del crearsi di un regime. Un regime, regime significa costituzione. Bevo perché... Sì, sospendo. Prego. La costituzione. Però se a un certo punto questa battaglia si è aperta, come dico, anzitutto l'ha aperta Renzi. E se poi a un certo punto nel suo partito c'è gente che non ha avuto il coraggio di votare contro la sua riforma e contro la fiducia che ha posto, ma che nel segreto dell'urna del referendum costituzionale, approfittando di quello che ha detto Renzi, che è la volta che gli diamo la botta in testa, peggio per lui. Non è su questo. Questa riforma è mostruosa. Perché è mostruosa? Non perché c'è Renzi contro Renzi e compagnia bella, perché il Senato, nessuno sa che cavolo hanno tirato fuori, chi sono i senatori, ma si può fare una riforma dicendo così risparmiamo, perché ci vanno i sindaci che già sanno, quindi non li paghiamo, e si scrive nella Costituzione che l'indennità è data solo ai deputati. Questa è volgare politica da 5 stelle, no? Da pettegolezzo telematico, no? Stupida. Quale è stupida? Ma lasciamo perdere. Chi è? Lo sappiamo. Chi sono? Sono tanti gli stupidi. E di conseguenza, questa Costituzione aprirebbe, perché non si può dire, dice, beh, non c'è ancora... Ma la legge elettorale è un'altra cosa. Quella del Senato non è la legge elettorale, è la legge che deve stabilire il rapporto tra queste autonomie e i senatori. Quali ci mandiamo? Con quale criterio? Non è un sistema elettorale. Tutti gli elettori si fanno le elezioni, il sistema è proporzionale, è maggioritario. No! Nessuno sa quello che è. All'indomani dell'approvazione definitiva di questa legge non si sa più che cavolo c'è. Dice passiamo dal bicameralismo perfetto a quello imperfetto, anzi no, solo a un monocameralismo imperfetto. Passiamo a niente, no? E non abbiamo più una Costituzione.
E una Costituzione ci deve essere, regola, soprattutto in un paese democratico, ogni organo dello Stato deve obbedire a certa regola. Quindi, detto questo, è chiaro, se passasse il sì, noi ci troveremmo in una fase, oltretutto, di totale incertezza, perché non sapremmo che cosa è venuto fuori. Non allora, so. Guarda, ti faccio due domande. Allora, la prima è se tu, che adesso hai sottolineato questo aspetto di salto nel buio che sarebbe, no? Questa, se passasse il sì, avresti preferito un'ipotesi in cui il Senato fosse scomparso completamente come ipotesi? Ma se si sopprime il Senato, bisogna cambiare una serie di altre cose. Se si sopprime il Senato, non possiamo fare una Camera, uno Stato in cui il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera. Il Parlamento in seduta comune, con i bilanciamenti di potere che non sono poi questa grande iattura, no? È una forma, non sarà la migliore, ma non possiamo fare col sistema unicamerale. La nomina dei giudici costituzionali, quattro imbecilli, ma vi rendete conto? A parte la bugia da truffatori di osteria, insomma, andare a dire perché mica li paghiamo i senatori. E già, è il sindaco di Napoli che smette di fare il sindaco di Napoli per venire a Roma. Ma hanno idea che cos'è il lavoro parlamentare? E uno può fare il sindaco di Napoli o anche quello di Rocca Cannuccia se deve stare a fare il senatore. E chi lo paga? E chi gli paga all'albergo per venire a Roma? Ci sono delle cose che, francamente, insomma, è persino doverle discutere... È mortificante. È mortificante, insomma, non è... Quindi io spero di arrivarci a vedere l'esito di questa battaglia e spero di vedere un esito confortante. Certo, non è che risolviamo i problemi votando no, ma non creiamo dei problemi assurdi. Quali sarebbero? Credo che più rapidamente di quanto non si fosse immaginato il mito Renzi si è consumato notevolmente. È bastato un mese e mezzo, due, perché questo perché naturalmente c'è sempre, ma bisogna vedere chi c'è dietro, ci sono le banche straniere, sì, eccetera. E oggi più sempre, ma in particolare oggi un Presidente del Consiglio deve essere un buon ambasciatore del proprio paese, in Europa quantomeno. E ci sono problemi di carattere economico che sono problemi comunitari molto più evidentemente di quanto non lo fossero in passato. L'economia ha sempre contato moltissimo, ma oggi in una maniera particolare. Questo Renzi è un boy scout, insomma, con quel naso un po' in su, c'è un fatto anche di antipatia personale. Sì, diciamo che questa cosa dei boy scout, ti dico perché anch'io lo sono stato, purtroppo c'è una cattiva fama, perché i boy scout, lo scoutismo nasce in Inghilterra, laico, sì, laico. Purtroppo in Italia no, è tutto rovinato. Ma i boy scout mi vanno benissimo, non mi vanno bene quando fanno il Presidente del Consiglio. Va bene. Senti, ti faccio la seconda domanda che volevo farti, che è più di sapore, passiamo dall'istituzionale, costituzionale, quindi tecnico, al politico in sé. Abbiamo detto che Renzi ha voluto legare la sua sorte a questo referendum.
sbagliando, indovinando, ponendo come ricatto, va bene, quello che sia, sia. Secondo te, sostanzialmente, c'è un'alternativa a Renzi oggi? Ma l'alternativa ci sono quando si pongono. Se non si pone il problema della sostituzione, l'alternativa diventa un fatto astratto e inconcludente. Insomma, abbiamo trovato Renzi, lo siamo trovati meglio, insomma. E certo, non possiamo trovare, non essendoci un altro partito, perché c'è solo Renzi, dovremmo affrontare un altro periodo. Beh, non è che non ci sono altri partiti. Ma forse non ci piacciono, ma non perché ci comunque sono. Esiste un Forza Italia ancora, anche ma se è... lo so, esiste una Lega, esiste i 5 Stelle, ma i 5 Stelle esistono un gruppetto di fuoriusciti dal PD. Ecco, guarda, tra tutte queste persone tu individueresti un'ipotesi no, di... No, intanto cominciamo a dire, quando io dico che non esiste un altro partito, io parlo di un partito che abbia una struttura, una presenza istituzionale diffusa nelle varie sedi locali, eccetera, e un minimo di organizzazione. E oggi se vado a dire alla gente che sia noto come tale, ma io quando ero ragazzino, sì, c'erano quelli che dicevano i democratici, per dire i democratici cristiani, i comunisti, i socialisti, ma la gente sapeva che c'erano. Oggi i democratici, ovviamente sì, ma il nuovo centrodestra, dice chi è? Forza Italia, ma c'era quello quando c'era Berlusconi, cioè non è vitale, non ci sono altre forze politiche vitali, io dico questo. In fondo contro quello che poi vado a dire, cioè che dobbiamo probabilmente sopportarci e trovarci una forma di un governo di cosiddetti tecnici, che poi è un governo politico da farsi con qualche maggiore riservatezza, qualche maggiore prudenza di quello che è fatto col governo Monti, che è stata una delle cose peggiori che si siano avute in Italia. E non si può governare dicendo tanto non c'è alternativa, perché io mi ricordo quando l'Italia stava andando alla rovina all'inizio del 43, e dice ma un'alternativa a Mussolini non c'è, quando con il Badoglio meglio, ma insomma il giorno che Vittorio Emanuele l'ha messo dentro l'autoambulanza qualcosa è venuto fuori, fino a quel momento un'alternativa non c'era. Ora, non dico che bisogna mettere dentro la moto un po' di carenza, io me ne guardo, ma dico che e bisogna che certamente, poi c'è sicuramente, abbiamo avuto questo fatto di anni di una potere, per esempio, della Chiesa, che ha esercitato un potere temporale in Italia, non era questione di clericalismo, era questione proprio del neotemporalismo, e poi a un certo punto dice no, non ci interessa più, lasciando un vuoto anche lì, c'è un vuoto anche da quella parte, io non credo che la salvezza la troveremo con un nuovo partito cattolico, non ci conta affatto, ma certamente le cose come sono andate non hanno garantito la situazione migliore. E poi quello che si diceva
spero che noi, quello che ho scritto in quell'articolo sul sindaco Giloti, qui i magistrati stanno creando la corruzione in Italia. Perché io ricordo una volta in Calabria c'erano dei ragazzi, si erano arrivati un pochino a parte le difficoltà fonetiche dialettali, eccetera, insomma erano ragazzi in un certo ambiente, qua diciamo, tanto qui se ti vogliono mettere in galera ti ci mettono comunque, qualunque cosa fai, tanto vale fa qualche cosa. Era un discorso atroce, pericolosissimo, penoso e drammatico. Ma il discorso di quei ragazzi oggi si fa se c'è un tizio che dice voglio fare il sindaco del paese. La moglie che fa? Lo piglia con la giacca, ma che sei matto? Vuoi andare fino in galera? Dice, io sono una persona onesta, è onesta. Perché solo quelli onesti mettono in galera, non lo vedi che mettono. Ma che ci guadagni a fare? Alla fine quello comincia a pensare che ci può guadagnare. Non è. È una cosa vecchia questa. L'idea che per fare politica bisogna averci il proprio tornaconto, cioè in sostanza bisogna rubare, perché sono dei pazzi, no? Si è dei pazzi. È qualche cosa che è la vera molla di distruzione. Una. Due. La complicazione. Più si rendono complicate. Complicati i meccanismi di qualunque sciocchezza. Lodi. Io sono convinto che non ci sia nessun reato. Un sindaco che preferisca dare in appalto a una società conosciuta piccoli lavori in modo da poter passare lì. Dice no, ma guarda, come non va, sta a sentire quello che dice questo e quest'altro. Non è turbativa d'asta. Ma chissà quali complicazioni per quei 5.000 euro dei lavori della piscina. Volendo, si imbroglia. Per evitare gli imbrogli bisogna fare le cose, la trasparenza. In Russia inventarono la glasnost, la trasparenza. E da noi la trasparenza, se è una cosa trasparente, 300.000 meccanismi, rotelle, molle, storie, cose, e trasparente non si capisce niente. Gli unici a capirci sono i ladri. Una delle cose è bisogna tornare alla trasparenza, cioè bisogna tornare alla semplicità. La maggior parte degli organismi, delle norme, dei regolamenti sono stati fatti per garantire il controllo, l'onestà, eccetera. E sono quelli che permettono e rappresentano il brodo di cultura di questa terribile malattia che è la corruttela. E dopodiché, certo, poi ci sono, abbiamo avuto tutto un periodo di irrisione dell'onestà, perché è vero, sono tutti ladri, però quando qualcuno ha posto
i problemi del, pubblici in termini di onestà, tutti gli altri, sì, saranno l'altro come tutti gli altri. Insomma, bisogna finirla con questi sistemi. Ci sono persone oneste, bisogna saperle scegliere, controllarle, perché nessuno è qualche cosa in eterno, e comunque vedere come si debbano organizzare tra loro e vedere che nesso c'è tra le persone oneste, se c'è, e confidare su quello. E dopodiché poi finirla con questa cavillosità. Io sono stato uno dei primi, credo, quando venne fuori Internet, a dire Internet potrà cambiare la politica, perché potremmo avere dei partiti con una diversa forma alla organizzazione territoriale, per la quale abbiamo la sezione di Piazza Bainzista del Partito Valsalapesca. Vado alla sezione del Partito Valsalapesca di Piazza Bainzista, e lì si dovrebbe discutere del problema dell'importazione delle patate, del referendum, della legge su questo, su quello, su quest'altro, si parla di tutto, si fa della, dello spirito da, un po' di tifo da squadra, da stadio per il partito, e finisce lì, non si fa politica. Mentre dicevo io, con il sistema telematico, io faccio un settore del partito tal dei tali che si occupa politicamente e seriamente di giustizia, con chi faccio? A Bolzano c'è quello, benissimo, e attraverso Internet creiamo dei gruppi di persone. Come si suol dire, si fa rete. Si fa rete. Non ha funzionato, era una pia illusione quella che io avevo. Non è successo così. La rete si fa con le stronzate, scusa. Andiamo a vedere i messaggini, gente si impunta sulle storie, sempre con quella acrimonia, con quella... vabbè. Diciamo che noi con Liberi TV e con Mauro Mellini e con il blog Giustizia Giusta cerchiamo di fare rete per coloro che ci ascoltano, nel cercare di far capire un po' di cose, di commentare i tuoi articoli. Ecco, io vorrei dire a questo punto, chiudiamo, io non faccio illusioni, prima di tutto per motivi naturali alla mia età, faccio illusioni è particolarmente imbecille, sarebbe, ma poi perché bisogna avere i sensi dei propri limiti, ma credo che ognuno dovrebbe cercare di fare meglio di quello che faccio io, ma quello che faccio io, creare un'opinione su una serie di questioni, diffonderla, confrontarsi, e vorrei approfittare di questa occasione per dire un po' agli amici che mandano di mi piace, limitarsi a farlo, certo non a fare la, i messaggini di dispettuccio, sì ma tu hai detto questo, ma... no, cercare di ragionare e comunque a fare a loro volta quello che cerco di fare io, ecco, per me sarebbe una grande soddisfazione poter vedere tanta gente mettersi, io faccio politica oggi come la facevo quando ero in Parlamento, senza avere nessuna carica istituzionale, né pensandoci, né aspirando, ovviamente, e essendone fuori da decenni. Però credo che quello che faccio è fare politica. Spero che molti altri vogliano fare politica
in questo modo forse qualche cosa ne verrà fuori. Grazie a Mauro Millini.